Oggi è il giorno in cui presentano i nuovi iPhone. Ma facciamo un passo indietro, o anche due. Cioè, quanti vole... cioè non è importante quanti passi indietro fate, però basta che li facciate indietro. Allora, abbiamo preso la prima classe qua su Trenitalia e io pensavo fosse in testa il treno, cioè nella direzione in cui va è tipo la prima carrozza. E invece no, è l'ultima. Perché? Qual è la nostra teoria? Allora, perché se ci schiantiamo poi noi siamo gli ultimi a morire. Perché siamo più importanti. C'è l'impostorla. Abbiamo preso il nuovo iPhone, all'inizio stavo facendo un video ma così senza far casino. E il tipo lì davanti mi fa: non fare video qua. E faccio, ok, l'abbiamo provati, spaccano. Oh! Ciao, sono Agoman del passato e prima che l'altro Agoman, quello del futuro, vada avanti, quello di venerdì intendo, vada avanti, è arrivata la cover. Cioè, penso sia la cover, forse ci potrebbe essere, che ne so, tipo una bomba oppure... Vi confermo che è la cover. Me l'aspettavo un pochino più accesa. Però non lo so, vedremo quando sarà con l'iPhone anche. Perché questa è la cover. Una semplice cover che fa il suo mestiere, cioè stare dietro al cellulare e proteggere il cellulare. E niente, ridò la linea alla GoMap del futuro. Allora, non è una recensione perché non sono in grado di fare recensioni con RAM, robe, display, diagonali, perché non faccio questo mestiere. Non sono uno serio, infatti se volete guardare video seri, c'è molta gente che sa fare video seri, non come me. Quando ho visto un nuovo iPhone ho detto, wow, bello, figo. Lo voglio anche io. Beh, questo è come descrivo le cose. Ora vi faccio vedere cosa ho preso. E niente. Allora, partiamo con robe. Wow. E non è male. Bene, questa qua è la cover del nuovo iPhone. Poi, cosa abbiamo preso? Il MagSafe. Tanta roba questo qua. L'ho provato all'Apple Store a Bologna. Poi cosa abbiamo qua? Un altro cavo, perché non si sa mai. Poi ho preso un caricabatterie, perché lo sapete già meglio di me, quest'anno non ci sarà il caricatore dentro alla scatola dei nuovi iPhone. Scelta ecologica per salvaguardare l'ambiente. Però voglio dire una cosa su questa cosa, eh. Uno che va a comprare un iPhone non va per risparmiare. Lo sa che spende quelle cifre lì. È come se uno va al Mac, compra tutto, che so, Grand Crispy Mac Bacon, i nuggets, tutto. E poi prende la Coca Zero perché deve stare attento alla linea. Uno che va a comprare un iPhone sa che spende. E se spende quei, che so, 25 euro in più, non sono quei 25 euro che ti cambiano la vita. Sì, è un po' una rottura di coglioni, un po' un dito nel... però ci sta. Adesso passiamo al pezzo forte, il nuovo iPhone. Quest'anno tra l'iPhone 12 e l'iPhone 12 Pro ci sono davvero minime differenze rispetto all'anno scorso tra l'11 e l'11 Pro. Infatti, ma che ne so, prendete quello che vi pare. Cioè, se vi piace il Pro prendete il Pro, se prendete l'11 prendete l'11, se vi piace il Mini prendete il Mini, se vi piace il Pro Max prendete il Pro Max. L'ho già aperto perché ho dovuto mettere la pellicola in vetro direttamente all'Apple Store. Ma c'era un'altra. Ma dove volevi andare? Wow! Che poi ieri sera ero, stavo per addormentarmi, vado a vedere sulle notifiche dell'email e vedo il tuo iPhone è pronto per il ritiro ed ero tipo così. Quest'anno. Bene, il vetrino che ho preso è privacy. Basta soltanto inclinare un pochino e non è che si è spento, eh. Basta che tu lo inclini e la persona che magari, quel bastardo che vuole vedere se ti stai scrivendo con qualcuno, con qualcuna, non lo vede. Ed è acceso, è sempre acceso. È solo privacy. Bastardo. Prego, mi guardate più il cellulare. Questo è l'iPhone. Può piacere o non piacere, a me piace. Quindi conta quello. È stato un piacere. Ciao.